Ciao e benvenuti ad un nuovo video sulla Lituania. Oggi parliamo di case, ma case in maniera un po' diversa dal solito. Non parleremo di real estate e di case nuove, ma parleremo di case vecchie e da ristrutturare. Dunque, dicevamo, case. Allora, l'altro giorno è successa una cosa molto brutta qui in Lituania. Vicino a casa mia c'è stata un'esplosione in un condominio e forse molto probabilmente legata ad una fuga di gas e sono morte due persone, tra cui un bambino di 7 anni. Questo mi ha dato a pensare che il problema delle case, soprattutto delle case vecchie qui in Lituania, è un problema, scusate il gioco di parole, abbastanza esplosivo. Questo perché? Perché se voi siete venuti a Vilnius o comunque contate di venire a Vilnius, magari non ve ne rendete conto, perché magari siete e visitate solo il centro storico. Ma la Lituania è costellata di tutta una serie di palazzi, palazzine e anche case, soprattutto quelle di legno, che non sono mai, o perlomeno quasi mai, state ristrutturate nell'arco degli anni. Durante l'Unione Sovietica, durante l'occupazione sovietica, era lo Stato che pensava alla ristrutturazione degli condomini, delle case, alla costruzione, all'assegnazione, al mantenimento di tutto questo. Dopo la liberazione, purtroppo le persone qui non hanno più pensato, se non poche centinaia o migliaia di persone, non hanno più pensato al mantenimento dei vecchi edifici. Ora, se questo in un breve periodo sembra una cosa non porta nessun svantaggio, nel lungo periodo ovviamente se tu non fai manutenzione ad un edificio questo comincia a crollare, lo sanno tutti. Ma la manutenzione non è solo una questione estetica, ok? Quindi non è solo questione di tinteggiare gli appartamenti o fare in modo che dall'esterno il palazzo sembri molto molto bello o fantasmagorico, ma è anche una questione di ammodernizzare gli appartamenti. Vi faccio un esempio: i sistemi di elettricità, tutti gli impianti elettrici, vanno messi a norma, perché se l'edificio è stato costruito negli anni 60 o 70 e oggi molto probabilmente non risponde più alle caratteristiche tecniche che sono in vigore oggi o alle normative odierne. Idem per quanto riguarda il discorso del riscaldamento. Per esempio, ci sarebbero da cambiare tutte le finestre, tutti gli infissi e mettere quelli nuovi. Tutta una serie di ammodernamenti che vanno fatti dai proprietari. Ecco, la cultura purtroppo lituana, ma in generale tutta quella dell'Est Europa, ha abdicato rispetto a queste cose che devono essere fatte. Non esiste peraltro una legge qui in Lituania che costringa i proprietari di casa ad ammodernizzare i propri appartamenti. E poi succede, come è successo anche in Lituania, che per esempio, siccome non vengono rinnovati, non vengono messi in sicurezza, per esempio i balconi, qualche balcone crolla e ci sono persone che muoiono perché erano sul balcone mentre questo è crollato. I politici lituani hanno sempre detto che avrebbero fatto qualche legge per evitare questi disastri, ma in realtà non esiste nulla che forzi le persone a investire nelle proprie proprietà. E questo è grave. Poi cosa sta succedendo in Lituania? Vi è una grande speculazione edilizia, ossia i governi e soprattutto tutte le città danno l'autorizzazione a costruire nuovi palazzi. Quindi succede questo, succede che i proprietari dei vecchi appartamenti tentano di vendere o affittano il vecchio appartamento a persone meno abbienti o a studenti, quello non rinnovato, quello magari con l'impianto elettrico non a norma, e comprano un appartamento di quelli nuovi. E loro si sentono sicuro, dicono tanto io sono in un appartamento nuovo, ma quello vecchio rimane così com'è, perché loro non vogliono neanche investire soldi da quella parte. Ecco che poi succedono tragedie come quella che è successa l'altro giorno. Ecco, probabilmente quella tragedia è dovuta a una fuga di gas, ma il concetto è sempre quello. Cioè, se io non manutengo un fabbricato per lungo periodo, questo fabbricato prima o poi mi dà dei problemi.
Ora c'è un grosso dibattito qui in Lituania, soprattutto adesso dopo la tragedia, perché succede sempre così. Nessuna tragedia, nessun dibattito. Don't ask, don't tell. Ma quando succedono queste cose, e soprattutto quando un povero bambino è morto su questa tragedia, si riaprono le polemiche. Tranne poi passare in secondo piano tra 10 giorni, quando la notizia è passata. La tragedia rimane, i problemi rimangono sempre quelli e la notizia passa in secondo, terzo, quarto piano sui giornali, non solo online, ma anche quelli fisici. Ecco, la Lituania ha e avrà dei grossi problemi nel futuro se non comincerà a porre rimedio a questa situazione. Per esempio, mettere delle tasse a coloro i quali non rinnovano i propri appartamenti. Fare in modo che se, per esempio, si rinnovano gli appartamenti, si mette mano a rinnovare, a ristrutturare questi appartamenti, si possa scalare dalle tasse, magari qualche fattura per il rinnovo dei locali. Ecco, queste cose sfuggono da sempre ai politici lituani. C'è tanto chiacchiericcio, ci sono tante promesse, ma non c'è nessun fatto. E però, devo anche essere onesto, gli stessi lituani, perché noi diamo sempre la colpa ai politici che sono in Parlamento o magari nelle città, che governano le città, ma anche i lituani stessi non sono interessati a spendere soldi per rinnovare quello che hanno. Quindi Vilnius sta diventando una città molto bella perché si espande, ci sono palazzi nuovi, ci sono costruzioni molto belle, il centro storico è tutto completamente rinnovato, ma poi ci sono queste criticità, soprattutto nei quartieri popolari, ok? E queste criticità costeranno sempre di più alla società, perché diciamoci la verità, adesso qui è esploso un condominio, ci sono più di 40 famiglie che sono sfollate e ovviamente qualcuno deve pagare a queste famiglie il fatto che non possono più entrare in casa loro, ok? Voi direte sì, ok, è responsabilità loro del fatto che non hanno rinnovato e non hanno ristrutturato il loro condominio, ma magari qualcuno lì è in affitto. Quindi bisogna innanzitutto dare una casa nuova a chi l'ha persa, ingiustamente, perché magari è colpa del vicino, magari è colpa di qualcun altro, ok? E poi bisogna che i lituani tutti comincino a cambiare mentalità su cosa vogliono fare per il futuro. Forse sarebbe meglio meno speculazione edilizia e più recupero di quello che si ha già, un po' come facciamo noi in Italia, anche perché noi in Italia ormai abbiamo finito anche il suolo da depauperare. Ecco, questa è una delle nuove sfide che il 2024 proporrà ai lituani. Vedremo se sapranno coglierla, io ho i miei dubbi perché il 2024, come ho già detto in un altro video, è uno degli anni in cui ci sono le elezioni del Presidente della Repubblica e quindi ci saranno tantissime promesse, ma nessuna verrà mantenuta, ma vedremo se qualcuno farà qualcosa e se questo comincerà a diventare finalmente un paese decente, un paese dove anche la gente normale potrà avere un alloggio sicuro in cui vivere. Alla prossima, dalla Lituania, e ricordatevi di fare subscribe al mio canale per avere sempre nuove notizie dalla Lituania, notizie indipendenti, perché io non dipendo da nessuno, non ho nessuno sponsor, nessuno mi paga per fare questo canale, e ricordatevi che ho anche un secondo canale che si chiama Tech Barf, vi lascio qui il link, dove io tutte le settimane pubblico un nuovo video su tecnologia, musica e quant'altro, sempre qui da Vilnius e dalla Lituania. Un caro abbraccio e un ciao a tutti.